Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. La sera di quello stesso giorno, il giorno dopo il sabato, mentre erano tutte le porte di nuovo, dove trovavamo i discepoli del Signore di lei, viene Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alzò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Parola del Signore. Oggi è la solennità delle Pentecoste. Avete ascoltato il racconto dell'evento della prima lettura e anche del Vangelo di Giovanni, Gesù che fonde lo Spirito sui suoi, ricevete lo Spirito Santo. Una festa grande a pari del Natale e della Pasqua. Se a Natale festeggiamo la nascita del Signore, a Pasqua la sua morte e resurrezione, a Pentecoste nasce la Chiesa. È la festa della Chiesa, dei credenti, di tutti gli uomini che sono stati abilitati a ricevere l'annuncio del Vangelo. E questa abilitazione la fa proprio lo Spirito Santo. Avete ascoltato nella prima lettura come questo Spirito dà modo agli Apostoli di farsi capire a tutte le genti, di farsi intendere a tutte le nazioni. È per mezzo di questo Spirito che il cuore dell'uomo viene preparato per accogliere la parola del Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo per la Chiesa? Lo sapete, la terza persona della Santissima Trinità. È il Signore che dà la vita, diremo tra poco del credo che professeremo. Esso dà egli la vita a tutti i credenti, egli dà la vita alla Chiesa, dà la vita anima, la liturgia che celebriamo. Senza lo Spirito la parola che ascoltiamo sarebbe una lettera morta del passato. Tra poco per la consacrazione invocheremo lo Spirito Santo perché venga a consacrare il pane, il vino e diventino il corpo e il sangue del Signore. E tra l'altro oggi ci sarà una giornata intera di adorazione, una giornata intera nella quale si contemplerà il mistero di Gesù presente nell'Eucaristia. Siamo anche alla fine del mese mariano ormai, e lo Spirito Santo e la Madonna ci fanno vedere la logica di Dio nel piano della salvezza. Il Creatore, lo Spirito Santo e la creatura, Maria, che si mettono insieme per iniziare e portare a compimento la salvezza del popolo, dell'umanità, di ogni persona. È uno Spirito che lo abbiamo ascoltato nella sequenza, datore di ogni dono, consolatore perfetto, luce della nostra mente. È uno Spirito che lava, che piega, che dona sempre. Quanto di meglio il Signore può agire nella vita di ciascuno di noi e nella vita della Chiesa, dove ci sono diversità di carismi, dove ci sono diversità di doni, ma è sempre un solo Spirito che anima. Lasciamoci guidare dallo Spirito nella nostra vita, nella nostra scelta, così come si è fatta guidare la Madonna, così come si è fatto guidare Gesù. Spesso il Vangelo ci dice che Gesù, sospinto dallo Spirito, si mette a pregare, sospinto dallo Spirito, onora il Padre che fa miracoli, è attento ai bisogni dell'uomo,
questo spirito allora venga a illuminare la nostra mente e a scaldare il nostro spirito, il nostro cuore. Invochiamolo oggi, invochiamolo sempre, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della luce. Prego il suo Dio. Thank you.